Eccoci qua, ragazzi. Oggi faremo una bella chiacchierata insieme a nonno Faustino. Parleremo di quando era giovane, l'epoca in cui ha vissuto, e quindi prendetela, ecco, come una testimonianza, come un libro di storia vivente. Anche perché tu sei nato nel 1928, ok? Quindi più di 95 anni fa. E noi siamo un po' curiosi di sapere il periodo del fascismo, il periodo della guerra, il periodo del dopoguerra, ma andiamo un attimo per gradi, no? Tu quando sei nato, insomma, dopo, sei nato già nel che c'era il fascismo, Sì, c'era, e beh, c'era, certo. no? C'era il fascismo. E cioè, tu che ti ricordi di quella, di quando eri più piccolo, di quando avevi 10, 11, 12 Momento, anni? quando c'era il fascismo io ero piccolo, piccolo, 15, 16, fino a 16 anni, e dopo, niente, dopo c'è stata la guerra. Ok, però raccontaci un po' quello che ti ricordi, com'era quell'epoca, che cosa hai fatto, perché io so qualcosa, me lo racconti sempre, però è bello anche condividere con chi ci segue questa tua parte della vita che è molto interessante e non lo leggiamo solo Niente. nei libri di storia, quindi è bello che... Ma una volta il sabato chiamavano il sabato fascista, bisognava andare giù con la divisa, io ero balilla, che ero piccolo. Ma spiegaci un po', che Balilla, che per i più giovani, magari o chi ancora non lo sa, che era il Balilla? Andava a scuola e di lì eravamo tutti Tutto fascisti. balille. Eravamo tutti, perché allora c'era Mussolini e il sabato si andava a fare la ginnastica, si andava. Era il sabato Il fascista, era. sabato fascista ci facevano marciare con la divisa e allora era in quel modo. Quindi il Balilla era tipo, cioè com'era, tipo un Boy Scout, che ne so, non lo so. Niente. Dopo c'erano quei più grandi, erano avanguardisti, dopo c'erano quell'altro che... Tu che eri? Che ruolo? Come, Balilla? Come? Moschettiere? Balilla, moschettiere, mi avevano dato il fucile, mi davano. Il C'avevo moschetto. il moschetto, ma sparava, Ma com'era fatto? Racconta. Era fatto come il moschetto militare, Ok. più piccolo. Però è uguale, sparava. Certo, le pallottole erano più piccole. Ci facevano fare i tiri. Al bersaglio. Sì, e che mica facevano sparare Vabbè, spiegalo alla gente. però perché E il non fucile è. sparava, Sì? E Ah, beh. tu eri bravo a sparare? Mettevano il centro, delle volte sbagliavi, delle volte ci pigliavi, ma comunque si sparava bene. E questo lo facevate solo il sabato. Sabato E c'avete una. Cioè, eravate vestiti in una gli maniera. altri giorni si andava a scuola dopo Ok, e il sabato facevate questo. pranzo. Dopo pranzo. E c'avevate una divisa o come eravate vestiti? E c'avevamo i calzoncini grigio-verdi corti, la camicia nera e il fez sulla testa col mappo. Che è il fez? Il cappello? Si Cappello, chiamava fez? sì, Madonna, non lo sapevo. e Il sulla mappo, testa che sarebbe? Una c'era piuma? Una come il coso con sto mappo così che piuma? veniva. La piuma, Oh, si chiamava mappo, fila come tu pare. E quindi facevate queste esercitazioni, facevate sport Sì, e a te la piaceva? ginnastica. Dopo, una volta l'anno, c'era il saggio in piazza. Ah sì? Ma E certo, facevano fare il saggio che faceva, andava in palestra, imparava, e dopo facevamo in piazza. c'era E in piazza c'era la gente che ti tipo una guardava. dimostrazione, una sfilata a conclusione dell'anno. Certo. E a te piaceva? Ci andavi volentieri? Ci andavamo, tutti ci andavamo. Ma tu ci andavi volentieri, eri contento? Com'era? Raccontami un po'. Sì, ero contento, cioè, stavamo tutti insieme, perché eravamo ogni squadra una ventina, 25, eravamo più di uno, mica ne ero solo. Tutti
tutti i ragazzi che andavano a scuola. Quindi era anche un modo per socializzare con gli altri ragazzi? Per... Certo, e imparare come si smontava il moschetto, come si caricava, come si smontava, la rimontava, ti facevano smontare il moschetto, l'otturatore, tutto. E come si smontava il moschetto? Come si smontava? Se non c'è, ce l'ho! Si mette lo smonto io! Ma racconta un pochino! Ma che scusa, sa come si smonta? Se svita, si leva! E dopo lo pulivi, che gli facevi? C'era anche il col per pulirlo. La bacchetta dietro, sotto il calcio del cucine, c'era un buco che andava su e c'era una cosa d'acciaio che si invitava e diventava lunga quanto la canna del fucile. Ah sì? Di lì ci metteva, c'era un'asola, ci si metteva tantino di petrolio e si puliva. È una cosa bella questa da sapere, perché nessuno, penso che poca gente lo può raccontare, quindi è bello che lo racconti. E si puliva per bene il moschetto su, se ci aveva sparato. Se ripuliva diventava lucido. Quindi, allora, sabato fascista, andavi lì, ti divertivi con gli amici, insomma, imparavate delle cose, vi insegnavano delle robe, e poi dopo però, che è successo? E niente, dopo c'è stata la guerra. Racconta, aspetta, tu sei andato in guerra? No, che ero piccolo. Quanti anni c'avevi? C'avevo 16 anni. Quindi per poco non ci sei rientrato? 18 anni, perché un po' la richiamati. E quindi? No, fino a 18-19 anni, un po' la richiamati. E tu quindi, il periodo della guerra, comunque stavi su sta casa qua? Sì. E cioè, raccontaci un po' com'era, cioè, nel senso, da faccia della finestra che vedevi, cioè, un po' raccontami, cioè, avevate avuto paura all'inizio? Prima di tutto, di qui a Bastia eravamo 5.000 abitanti. Adesso mi 23.000. Okay. La gente stava tutta di qui su queste case, sul paese, mica non è come adesso che laggiù con quel incasamento due persone. Di vabbè, qua... vabbè, ma raccontami com'era una volta, adesso non mi interessa. Che facevate quando c'era la guerra, quando c'era questo clima comunque pesante, questa situazione, cioè che non l'avevate mai vissuta? Ma scusa, ma quando c'era la guerra? Che sentivi gli apparecchi, toccava cercare di scappare perché bombardavano. Ma com'era? Di qui no, però il campo di aviazione. All'aeroporto? All'aeroporto ci bombardavano, ci sono stati morti, voglio tu. Ma ogni quanto bombardavano, che... cioè raccontami, racconta, dai. E niente, noi quando sentivamo gli apparecchi, perché eravamo giovani, non capivamo niente. Andavamo sul campanile a vedere gli aeroplani. È vero. E che passavano, qui quadrimotore, cariche. E noi andavamo sul campanile, che si buttava una bomba. Eppure ci andavamo. E andavate a vedere che volavano? Certo. L'avevi mai visto un aereo prima d'ora? Come, lì vedeva passare, come no? C'era il campo di aviazione, vedeva gli aerei. Però prima della guerra c'erano gli aerei. Ma no, da guerra? Erano militari, perché prima era militare il campo di aviazione di qui. Quando l'hanno fatto era militare, c'erano i soldati, c'erano gli apparecchi della volta, certo. Un po' racconta qualche storia, qualche... una volta c'è avuto paura o... c'erano i militari qua, com'era? L'ho detto una volta, noi altri, non è che capivamo tanto. E una volta hanno bombardato con ispezioni di lì al campo di aviazione. C'erano gli italiani che ci lavoravano. Che sono ispezioni? Sono bombe. E noi altri dal campanile vedevamo gli apparecchi che andavano giù. Lasciavano le bombe e poi partivano. E dopo pranzo noi altri, dopo, era d'estate, andavamo al campo di azione a vedere. No. Vedere sti morti. Davvero? Sì, perché c'erano i civili che lavoravano di lì.
E si vedevano proprio le persone? I civili troppo ne sono morti di lì, al campo di aviazione. Non c'avevate paura? Una volta hanno visto uno con tutto l'intestino fuori, tutto aperto, vedeste? Ma ce n'erano parecchie, anche di qui di Bastia. Una volta, perché di qui c'erano anche le batterie, che sparavano dagli apparecchi. Ah. Ce n'erano due con i cannoni, c'erano l'88 prolungato, che li chiappavano, eh. L'88 prolungato? E quando li prendevano, cadevano? Ma dico, le batterie mica c'era un cannone solo. Ce n'erano una decina, 12, 15 cannoni che sparavano dagli aerei. Una volta ne avevo preso uno, è venuto giù di qui quando si è stato di verso di qui, dove c'è l'officina, la VPR. Ha lasciato bombe. Ah sì? Sì, perché ne avevano colpito e ha lasciato bombe. Queste bombe non hanno sparato, sono scoppiate. E noi altri, era la mattina, verso le 10, le 11, siamo andati là a vedere. C'erano due buche grosse così, che andavano giù. Ma eravate matti forte? Niente, capivi. E viste queste buche, visto tutto, possiamo tornare. Quanti erano grandi? Eh? Quanti erano grandi? Ma sono stati 70 centimetri. Grosse così erano. E dopo siamo venuti a casa, stavamo a pranzo, all'improvviso, BIM! Ne è scoppiata una. Ah sì? Penso che per fortuna. E noi altri siamo andati lì. Appunto. Dalla buca così, a guardare sotto. A scoppiare, siamo andati due. Dopo pranzo c'era una buca grossa. Perché quando ha scoppiato è andata sotto una decina di metri. 10 metri? Ah, da quell'altezza la bomba entra, Perché c'era tutta terra, era tutto campo. Sì, di lì erano tutti campi. E guarda, siamo andati a vedere, c'era una buca grossa. Però quell'altra non è scoppiata. Molti qui c'erano le guardie, via, 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 guardate via. E ci ho mandato via. Dopo verso le 5 scoppia un po' anche l'altra. No. Un'altra buca che si stava di lì. Ammazzava, mica. Già. E niente, scoppiato. Dopo c'erano queste due buche grosse. E quindi le giornate, che vi dicevano i genitori, come li passavate? L'estate sempre dal fiume. Sempre. Andavamo anche a far bagno. Anche con la guerra? E tu perché dal fiume mica il pesce sparava. Ho capito, ma c'è, niente, c'erano paura, una roba, gli uomini di tempo fa. Dal fiume l'acqua era pulita, ci andavano tutti, dentro le case, le docce, le vasche da bagno, che mica c'era niente. Quindi andavate anche a lavare. E tante volte vedeva la gente che andava dal fiume, ma invece che l'asciugavano, si lavava col sapone, portavano. Si lavavano e si asciugavano, dal sole si asciugava e veniva a casa. E invece che mangiavate in tempo di guerra? E che mangiavo? Mangiavo come mangia adesso. Come solo che l'olio se ne adoperava poco. Adoperavano il lardo del maiale, facevano il sugo, piavano un pezzo di lardo, lo battevano bene, bene, bene. E con quello ci faceva il sugo. E era buono. E voglio dire, era buono. Sì, c'era. Ma mangiavate la pasta come? C'era la pasta, dopo il tempo di guerra, era nera. Cioè quella di... Ci mettevano... il tritello. Quindi cose più povere mangiavate, perché c'era la guerra. Sì, ma non si trovava quella bianca. La pasta era quella. Il pane è uguale, perché io adesso non la voglio. Perché? Ma quella è integrale. Ma che integrale? Anche allora era integrale, che era nera come adesso. Io non la voglio né la pasta e né il pane. Ma quella ti fa bene, la pasta integrale? Beh, mi farà bene, ma a me, ma la fa male. Ma a me sì, mi fa bene, io la voglio. Ma perché? C'hai ricordi della guerra? Allora...
Debbi tempi, tra noi altri, il pane e la pasta non ci mancava a casa mia. Non ha mancato mai. Però era quella nera, c'era quella. E che sapore c'aveva? E niente. Come adesso quella integrale. Ma era la schiava? Certo, la mannaggia schiava. Mica non era farina lo zero. E quindi comunque tu di fame non hai sofferto? No. Questo posso dire io. Te l'ho detto. C'era quello che c'era. Però io la fame l'ho sofferta mai. E quindi già era una gran cosa. C'era qualcuno che... C'era una zia che c'aveva generi alimentari e il pane e la pasta io ce l'avevo. Tanto io ce la dava. E quindi... Però ammazzavamo il maiale e, te l'ho detto, facevo lo sugo con lardo, mica con l'olio. L'olio se ne adoperava poco. Quindi non hai sofferto la fame, ma qualcosa c'è, no. Come dire, come sono tanti parecchi anni che c'è stata la guerra, sono almeno quanti, 39, 40, una settantina? 5-6 anni che in questo clima avete vissuto. Sì. C'è qualche aneddoto, mi raccontavi quello degli inglesi che avevi fatto? Di che? Che eri andato a prendere quel barattolo. Ah, quello dopo passato il fronte, no? Ah, dopo la guerra, quella lo raccontiamo dopo. Perché in quei tempi di qui c'erano i tedeschi, stavano dalle... stavano di qui a Bastia, c'erano i tedeschi, dopo i tedeschi... E che raccontami l'episodio con i tedeschi, che facevano questi tedeschi? Che facevano? Facevano la guerra, oh! E da sta attente come parlava, perché... Piavano e cavavano la rivoltella. Ah sì? Sì. Ma come diceva qualcosa, come tiravano fuori la rivoltella. E avevo paura perché erano fatti così. Ma tu c'hai avuto mai paura? Te l'hanno mai puntata la pistola? No, no. Allora quando è passato il fronte, che di qui sono venuti, il fronte c'erano i soldati, no? I tedeschi erano andato su le montagne di qui, sulle colline, e noi altri la mattina, è stata la mattina, siamo andati tutti da quel fondo di qui sotto, stavamo tutti qui dentro che sentivamo sparare. Quindi vi siete rifugiati sotto il garage? Eravamo una quindicina lì dentro, e mi ricordo che babbo disse, ma ho messo i soldi lì sui mezzi travi del tetto. Aveva nascosto i soldi, papà tu? Sì, faceva il negoziante dei maiali e qui poco soldi che c'era, le va messe su st'angolo di qui, in mezzo ai travi, perché aveva paura che i tedeschi gliele levavano. E capire, c'erano i soldi che ci commerciava. E allora io e i miei fratelli siamo partiti, siamo andati a Pialle. Siamo andati su, quando siamo scappati c'era un tedesco laggiù dall'arco laggiù, come no? Noi altri abbiamo messo la testa fuori così, di qui c'era il cancello, di lì c'era un portone col muro, tutto, e ha messo la testa così e ci ha sparato. No! Sì, ha sparato presso un canalone, ci aveva fatto un buco, da parte e parte. Cioè sulla canalina dell'acqua preso? Sulla grondaia? Sulla cosa della grondaia. Sul tubo? Sì, e c'era il buco. E c'è avuto paura? Noi altri stavamo così e lui ha sparato. Dopo è andato via, noi abbiamo visto, siamo tornati dentro di lì. Ma cioè, però quello ci ha sparato. E dopo questi soldi si è riusciti a recuperarli? E li ha presi già, non eravamo andati sopra, li hanno appiato. Quindi avete rischiato la vita? Sparavano con i cannoni, boom boom, e presero su un casa di qui da una parte, ma di lì no. Ah sì? Quindi casa era già bombardata? C'era una buca di qui da una parte, ma allora casa era più bassa, mica ne era alta, quel piano l'ho alzato dopo. Quindi c'era stata, te l'hanno bombardata. E quel giorno c'hai avuto paura? Non è che bombardavano con le bombe, sparavano con i cannoni,
con i mortai e qualcosa preso anche sul tetto. Madonna, questa me l'avevi mai raccontata, che ti avevano sparato. Quindi vabbè, i soldi li avevate recuperati e poi andando avanti finisce la guerra. Dopo verso le 1:30, le 2, si è finito tutto, si è calmato, ne sparavano più, niente, siamo usciti. Siamo usciti e visto c'erano indiani. Indiani? La guerra con gli inglesi che la facevano, c'erano indiani? Indiani. Ce la sapevo. Stavano a fare la guerra, stavano con quelli della Germania, mica con noi altri. Erano soldati, erano dell'India, portavano i turbani. Noi altri andavamo a scuola e sul campo passeggiavano, noi hanno paura questi cose. Questi turbani camminavano, noi altri ragazzini andavamo a scuola a piedi. Io in campagna, lui di qui. Ma tu c'hai qualche aneddoto della guerra? Non bello. Ecco anche nonna Maria, che c'ha anche lei qualcosa, qualche aneddoto, no? Perché comunque un po' l'hai vissuta anche te la guerra. Beh sì, poi la ritirata, no? Perché tutto mi è partito quel giorno. Certo. E beh. E che aneddoto c'hai te? E io ho l'aneddoto che quando suonava sta sirena, allora dice via andiamo. Noi andavamo, ci portavano i nostri genitori sotto una quercia. Ah. Tutta la notte sotto quella quercia, prendevano da noi altre figlie in mezzo alle coperte e andavano sotto questa quercia perché bombardavano il campo d'aviazione, capito? E le cose che lui dice, le batterie, stavano da Sorbino, era un contadino che stava un po' scoperto sulla campagna, vicino al campo, un po' vicino al campo d'aviazione. Quindi era un punto strategico. E certo, noi da Sorbino saremmo stati qui. Ma no, più vicino a Santa Maria, più mezzo quindi via. Un paio di chilometri. E allora quando sentivano che suonava, partivamo, andavamo sotto questa quercia che era grande e c'era questo fosso sotto che loro il giorno avevano ripulito e si mettevano di lì tutta la notte. E vedevamo tutti i fuochi, le cose, le bombe che cadevano, mamma mia, se mi ricordo. Quando bombardavano la sera, la notte, buttavano i bengali. Quindi era giorno. Madonna, pareva giorno. E noi i bengali sotto la quercia perché non ci vedevano, se no ci inchiappavano. Ah sì? E beh. E qualche altro ricordo ce l'hai? Tu eri piccola, abbastanza piccola. Però mi ricordo che venivano inglesi a mangiare a casa nostra. Ah sì? Sì. E tu che gli dici? Che gli dicevi che ne so, erano, avrò 7-8 anni. E gli davano da mangiare, loro contenti. Capito? Perché dietro da noi c'era un campo che era il deposito. C'erano tutte, che ti posso dire, le cose della benzina, tutte queste cose, il deposito per mandare gli apparecchi, per queste cose, no? E allora una volta mi viene da ridere, queste donne, capito, dice, era stata la ritirata, avevano lasciato via tutto, no, con la ritirata. Allora Giulio mi andò a prendere qualcosa, no, tutto col carretto, andavo dal deposito e piavano un fusto di benzina, ah, sì. E beh, dopo la vendevano, no? E allora mamma, poretta, che era anche piccolina, con quel carretto era andata a Piazza Fusto. Quando è tornata, mamma si mosse la maglia, toccata al portare il fusto dove l'aveva preso. Ah sì? E beh, ci ti vedono, quelli ci ammazzano, mica scherzo, al portare il fusto. Ha fatto un po' tutta quella strada col fusto, andai giù. Wow. Poretta. Pensate. E quindi, tu c'hai qualcos'altro che ti ricordi? Durante la guerra o passiamo al dopoguerra? Durante la guerra, te l'ho detto. Era brutto, Federico. Non era bello perché... Quando vedo la guerra giro. Vabbè, chiaramente la guerra è brutta, bruttissima. Però questa è una testimonianza. Ma un momento, dopo il fronte veniva su, è passato da di qui,
e dietro c'erano inglesi. E inglesi, mi ricordo questi inglesi. C'erano inglesi, c'erano questi indiani che li comandavano, sì, sì, inglesi, mica. Forse che era una colonia? Loro erano, sì, erano soldati. E quelli stavano dalle scuole, gli inglesi dalle scuole elementari. E che tu docenda, che sei andato a fare? Di lì, da là, da dietro le scuole, c'era il campo sportivo, allora, e era aperto. Noi altri stavamo sempre a giocare a pallone di lì, sul campo. E sti inglesi c'erano i camion sulla strada. E oltre il campo sportivo, che era tutta campagna, avevano fatto una buca, ci mettevano la monnezza e dopo devono fuoco. Una discarica a cielo aperto. Sì, che me ne adesso può fare, ma allora. E una volta io, dietro il campo sportivo, sono andato là, ho visto un barattolo da 5 kg, così, che ci batteva al sole e luccicava. Sono andato a vedere che era. E ho visto sto barattolo. C'era un buco sopra. E che è? E sono andato così per sentire il profumo. C'era un buon profumo. Io l'ho preso e l'ho portato a casa. Ecco. E da di qui a fin qua sono 100 metri, quant'è? E c'hai paura? C'è 50, vedi che? E li avevano buttati via, io l'ho preso. E l'ho portato a casa. Mi ricordo, l'ho aperto, c'era la carne nel scatola, la carne in conserva, come la simenta. Ah. 5 kg di quella carne, capirete, quei tempi, e era buona, voglia se era buona. Troppo ci ho mangiato. Ah sì? Quindi eri contento? E beh, era una cosa nuova a mangiare la carne in quel modo, che mica in Italia c'era. Quelli ce ne avevano in inglese, eh? Certo, era anche una con la guerra, la Federica, chi c'è sta ricca, dopo, chi c'è chi va al pianto. C'erano quelle signorine, le signorine c'è sempre, allora, adesso, sempre. E, capito, attiravano i soldati, e i soldati portavano la roba. Ah sì? E beh, facevano i soldi, eh? Non sì, le chiacchiere, certo. Infatti il mestiere più antico del mondo. Il mestiere quello è sempre esistito e sempre esisterà. Ecco. Quindi, il dopoguerra come l'avete vissuto? Dopo il fronte è stata una rinascita. È passata in Natunzuno. E di qui noi altri stavamo bene. E io anche mio fratello, siamo andati a lavorare con inglesi. Ah sì? Allora. E come fai? Come ci parlavi? Ma loro l'italiano. Avevano imparato, si parlavano già. Le guerre avevano imparato l'italiano. Allora, prima mi mandavano a una squadra, ci mandavano. Mi avevano mandato al Tor di Vetto. La mattina arrivavano col camion, salivi e andavano di lì. Di lì c'erano tutte fuste vuote che avvenivano dal fronte, da. E c'erano i fusti pieni di benzina. Allora c'erano dei camion che venivano là a fare il fornimento. Tanto mi avevano messo a fare il fornimento ai camion. Ah. Con una pompetta e. Ma loro c'erano il buono, perché loro i camion avevano un serbatoio a destra e a sinistra. E loro c'erano il buono, un serbatoio, 50 litri. E ne avevi uno, sì, invece, e loro invece venivano qua, ne volevano e vedevano in piano quell'altro e dico no, non si può fare, non si può. Allora devono una stecca di sigarette e io riempivo quell'altro, mica la benzina la compravo e io riempivo che c'era, venivo a casa la sera, due, tre stecche di sigarette di qui la vendevo. Ah ecco, facevi anche il coso, contrabbandiere. Contrabbandiere? Beh, ma mi dicevano, tutto questo, io voglio dire.
Dopo mi hanno levato di lì, mi hanno mandato a sì, Santa Maria. Filiberta deve fare. A Santa Maria degli Angeli. Stavo andando alla stazione. Allora c'erano tante che stavano a scaricare i proiettili e di lì era fatica con i proiettili. A me avevano mandato, eravamo a squadra sui vagoni che c'era la roba da mangiare. E noi andavamo via la mattina. Senza niente. Arrivando lì, allora uno ci va in vagone, può darsi di pane in cassetta, un altro può darsi ci va in vagone, altri 3-4 c'è uno, il vagone che c'era la carne in conserva, può darsi dopo c'erano altri 3-4. Quindi ognuno rubava una cosa, capito? Allora era tutta roba messa sulle casse. Allora c'avevano quei coltelli che erano di inglese con che spidone, e devo su, tu aprivi e ne pia un barattolo, eppure si richiudeva, erano di legno, c'erano le bollette, le mandavo giù, venivano i cami a caricare, e certo, ne mancava uno, due sulle cassette, ma mica loro controllavano, loro caricavano. Quindi facevi lo scaglio? Dopo paranoiate, tu che c'è? Se ci c'è in scatola, dammene una che ti do il pane. Se scambevamo il baratto. Certo, un momento c'era anche i soldati e la polizia con i cappelli rossi che passavano, ma uno guardava e uno apriva la cassetta, mica ne eravamo stupiti. Ah, ecco, eravate proprio collaudati. Dopo andavamo a pranzo alla Montecatini, dentro di lì andavamo, c'è l'impiccato c'è, c'è il Lyric, c'è il teatro. C'è, tu c'è, qui capannone. E noi andavamo a pranzo di lì e alle due cominciamo a lavorare, a venire i cami e a scaricare. E quanto vi pagavano? Allora c'erano i soldi di... Cioccolata? I soldi di cioccolata? C'erano i soldi di... I soldi loro erano, ma italiani. E mi pare che paghiamo 50 lire? 50 lire al giorno. No. E allora era. Allora c'era niente. E questo è dopo guerra. Dopo la guerra. E ci abbiamo lavorato a Santa Maria, voglio tu. Ma dopo c'era mio fratello che l'avevano messo a scaricare i proiettili. Quel che mica le magni. Ah, certo. E io rimediavo da magna anche per l'uno. Ah sì? E beh. E i proiettili te li dava da te? Sì, e che me li portavano al fronte quelli. Quindi allora, dopo guerra poi c'è stato un cambiamento, c'è stato il boom. Negli anni 50 è stato il boom, no? Una bella rinascita, tutte fabbrichette, tutte artigiane, molte artigiane, non ce n'è uno, allora... Come l'avete vissuto? Bene. Dopo ogni anno era meglio. Perché giravano i soldi e oh, di qui c'era la fabbrica dei tabacchi, di Giuntella c'era 1000 operai. Quelle, una buona parte tutte donne che stavano dentro casa, non facevano niente, portavano la mesata. Sulla famiglia ne lavoravano 3-4. Giravano i soldi, compravano la roba. Facevano le case, dopo cominciavano a fare le case, siete, no? I negozi. E qui c'è stata una rinascita. Una grande rinascita. Tu che facevi? Io facevo la maglierista, andavo a fare la maglierista. Ah, ok. E tu invece? Io prima te l'ho detto. Stavi con gli inglesi. Sono stati lì. Dopo ho fatto l'autista. Dopo da di lì ho cominciato ad andare via, dopo ho preso la patente. Sono cominciato ad andare via col camion e prima sono nato uno di qui, facevo due viaggi, tre viaggi alla settimana a Milano e dopo da di lì, dopo da un altro... Dopo quanto ci voleva arrivare a Milano? 12 ore. E in due? E certo. Vabbè, questo magari lo raccontiamo la prossima volta, del lavoro di nonno Faustino e del lavoro di nonna, quindi questo del lavoro ne parliamo su un'altra intervista.
ci è piaciuta sta cosa, no? della guerra, è stato molto interessante e niente, ti ha dato gusto riraccontare queste cose? Sì, sono ricordi, ma non ce ne sono tante, ma mica le posso ripensare tutte. Il periodo che ti è piaciuto di più? Come, quando è stato meglio come periodo? Dopo la guerra, che c'è stato che la gente lavorava, c'era la rivoluzione, giravano i soldi da tutte le case. Tu uguale? Uguale. Ma sei un po' più piccolo. Va bene, vi salutiamo e magari se avete delle altre domande o altre cose che volete sapere, c'è il mio gruppo Telegram, me li scrivete su Instagram e magari riaffrontiamo anche il tema. Grazie mille, salutiamo tutti, via. Saluta, meglio. Ma oggi non ha fanco. No, il saluto è sempre quello, sia prima della guerra, dopo e anche adesso. Ciao. Ciao.